Buonasera. Bravo! Arrivederci. Allora, io ho una cosa da leggere che un po', diciamo, è uno scritto di un mio amico. Troppo basso, guarda, guarda, bene così, mi ero messo apposta. Lo scritto di un mio amico che, insomma, è uno scritto che fa pensare molto, fa ridere e pensare. Ecco. Dire non si sente ad un attore è una delle offese più grosse che si possano fare, eh? Così si sente? Forse è meglio quell'altro? Buonasera, ricominciamo. Allora, io ho due possibilità, diciamo, poi possiamo anche farle tutte e due, però non lo so se ce la faccio. Però intanto cominciamo con la prima. Questo è un testo che si chiama Gola ed è scritto da Mattia Torre. Cioè, chi lo conosce può anche allontanarsi, che l'avrò fatto 60 volte. Comunque mi metto così perché non vedo. Basta, sono finiti i preamboli. L'Italia è questo paese che ci passi col treno ed è pieno di colline, colline verdeggianti, di storia, di pianure, città d'arte, tradizioni, letteratura, poesia, dove a noi però, ecco, in sostanza, soprattutto, piace mangiare. Per misteriose ragioni che forse si legano ai ricordi della guerra, di questa guerra che a noi ci ha veramente rovinato, noi siamo questo paese a cui piace mangiare. Questo paese vitale e virile che quando c'è da mangiare mangia, senza troppe storie. Questo paese che semplicemente mangia più di tutti gli altri paesi del pianeta, che nessun altro paese al mondo mangia più di noi. Noi siamo questo paese che mangia senza se e senza ma. Noi proprio dopo la guerra, così forse per sdrammatizzare, ci siamo seduti e messi a mangiare. Mangia che è finita la guerra. Grazie. Che grazie, mangia, deficiente. E abbiamo passato decenni a mangiare di tutto. Boh, ha uno strano sapore, che è? È strutto. Non ho capito, è strutto, mangia. È buono, è grasso, mangia, è pane fritto, mangia, è cervello, è milza, non lo so che è, mangia. Mangia, che la guerra potrebbe tornare. Pure moltissimi altri paesi hanno vissuto la realtà della guerra, eppure questa fame incredibile non era mai venuta a nessuno. Mai si è saputo di un paese che per decenni dopo la guerra avesse ancora questa fame incredibile che abbiamo noi. Il massimo da noi è quando dopo cena ti senti poco bene, no? Lì raggiungi l'apice della felicità. E in queste circostanze noi siamo felici se proprio c'è via da vomità. Che c'hai? Stai male? No, sono felice. Ma sei giallo, appunto. Persino ai funerali noi ci ingozziamo. Che con la scusa che la famiglia del defunto non deve mettersi ai fornelli, tutti i vicini di casa portano tielle enormi di pasta al forno con la cortese richiesta però di riportarla la tiella. Perché se in Italia a una signora non le riporti la tiella, beh, le dai un grande dolore. Cioè, se vuoi procurare dolore a una vecchia italiana, allora non gli riporta la tiella, perché in Italia non si sa perché c'è questo attaccamento alle tielle che sfiora l'inverosimile, perché quella che ti ha portato la tiella prova vergogna a chiedertela indietro, no? Per settimane soffre in silenzio. La notte sogna di rientrare in possesso della tiella e di sorridere, invece poi si sveglia, la realtà è diversa, la tiella è sparita, la vita è finita. C'è una cosa terribile che logora nervi e rapporti umani ed è un peccato, perché una tiella costa 5 euro. Ma si vede che non è questo il punto, che forse la tiella ha in Italia tutto un particolare significato simbolico che a noi ci sfugge. Uno dei drammi di questo paese poi è che il telegiornale passa all'ora di cena. Per cui arrivano queste notizie tremende mentre si mangia, mentre le endorfine ci salgono al cervello e ci rimbambiscono, che tutto sarebbe diverso se all'ora del TG fossimo anche solo di pochissimo più leggeri e lucidi. Invece le notizie che riguardano il paese entrano in casa, rimbalzano sulle polpette e se ne tornano davanti alla televisione. E noi apatici assorbiamo notizie mostruose con dei semplici... Allora, hai visto? Eh.
Ed è tutta colpa di questa guerra che a noi ci ha rovinato proprio. E la dimostrazione sono le nostre nonne, perché tutte le persone anziane di tutti gli altri paesi sono magre, no? Minute. In Inghilterra, in Francia si dice delle donne anziane vecchine, perché sono sottili e con la vocina. A noi invece le nostre nonne sono 9 su 10 degli autentici tonni, esseri umani pinna gialla, le cui stesse caviglie comandano di stare sedute e mangiare, donne straordinarie che la guerra ce l'hanno ancora in testa e la scacciano a botte da bacchio, capito? Che probabilmente se non ci fosse stata la guerra, forse il nostro rapporto col cibo sarebbe stato più equilibrato, come avviene in tutti i sacrosanti paesi del pianeta, dove si mangia, che cosa curiosa, per placare la fame. In Oriente addirittura si teorizza di alzarsi da tavola con un poco d'appetito, ma a noi queste teorie non solo non ci fanno ridere, ma ci suscitano un leggero risentimento di matrice razzista. Ma perché te fai cazzi tu, a muso giallo? Te la tua ciotola di riso, io me la do in faccia, la tua ciotola di riso, anzi la do al cane, la tua ciotola di fottuto riso. E lo sai il cane che fa? Me sputa se gli do il riso tuo, che mo si è abituato a mangiare i resti e gli piace l'osso buco. Perché noi comunque, anche con le cucine di altri paesi, abbiamo tutta una particolare diffidenza, no? Al limite una sera possiamo provare a mangiare esotico, ma sia chiaro, non come pasto, bensì come gioco, in una botta di goliardia, come a dire, vabbè, stasera famo sta pazzia. E infatti sono moltissimi a sostenere che si può mangiare sì giapponese, ma mai a stomaco vuoto, mai. Siete geniali, dicono di noi gli stranieri, ma invece non ci capisco. Loro non sanno che noi siamo gente capace di fare colazione, pranzare, fare merenda, cenare, uscire, andare a bere, a ballare e poi all'alba proporre senza vergogna cappuccino e cornetti caldi. C'è una cosa che non si fa in nessun altro paese del pianeta, che una volta a Shanghai uno dei osti ha proposto questa cosa alle 5 del mattino, non l'hanno capito, lui ha rilanciato con una pasta di aglio e peperoncina, alla fine hanno sfornato, hanno lasciato in una pozza di sangue. Che invece noi sul cibo avremmo tutta una secolare tradizione di generosità, di umana condivisione e partecipazione. Proprio in molte famiglie, anche dopo cena, ti continuano a offrire da mangiare, e tu sei sazio e rispettosamente dici, no, ti ringrazio. E loro si preoccupano, ma che fai, mangi più? No, ma sto a posto così, ma che stai male? No, non sto male. Allora perché non mangi? E insistono, che c'hai, mangi, è buono, sei sicuro che non sta male? E tu allora provi a dire, sì, sto un po' male, ma stai male? Sì, allora mangia e non se ne esce più, capito? Tu proprio non capisci che vogliono da te, a un certo punto capisci che se mette male ti defili, no? Però nel frattempo si sono mortalmente offesi e ti implorano, almeno sta frutta portatela a casa, dai. Ma tu c'hai la nausea, non la vuoi quella frutta, e scendi dalle scale con questi che ti rincorrono tirandoti le arance e urlando della provenienza, sono le arance del giuo, pezzo di merda! E tu scappi, eppure quando stai fuori dal portone ormai salvo, uno trova dalla finestra, s'affaccia, ah stronzo! Anche sta fissazione dalla provenienza, come se cambiasse qualcosa, oh è mandarino? No, grazie, ma guarda che è di Salerno, e sti cazzi! Ma non si può dire perché finisce a botte, che a sta gente voglia poi di tutto, pure che la madre è una mignotta, ma se non mostri rispetto per il mandarino di Salerno, il rapporto fino a un attimo prima amichevole muta in conflitto. No, davvero, grazie, ma sei sicuro? È mandarino di giù? Vabbè, lo mangio. Cioè, tu lo mangi, pure se non te va. A voi la polenta? No, grazie. Ma è di su, è cose di giù, è cose di su, è tutto un incubo, è tutto un incubo. Per esempio, quando in Italia si riuniscono i cosiddetti grandi della terra, non si sa mai con precisione quello che si dicono, ma si sa cosa mangiano. Che dei G8, in sostanza, noi conosciamo solo il menù, e questo ci basta e avanza. Com'è andata? Abbastanza bene, vennetta ai funghi con pecorino de fossa, credo tartufato. Vedi. A noi il cibo non ce lo devono toccare, che al telegiornale quando fa molto caldo l'esperto dice cercate di evitare cibi pesanti, mangiate molta frutta e verdura, e noi babbattano a fanculo. Perché noi siamo, rispetto al cibo, un popolo molto rancoroso, molto violento, pure ai buffet delle cene di beneficenza. Sgomitiamo,
ci spintoniamo col signor anziano che dice alla signora anziana levete troia, e lei non dice senta ma come si permette, gli dice no, no, ah merda, schiumano dalla rabbia, mentre a sua volta spinge un'altra signora più anziana, mori vecchia, devi morire. Cioè, quante pennette conquistate a suon dei cazzotti, quante tartine strappate al prossimo, quanto furore per una fetta di bresaola, quando a casa abbiamo le dispense piene e i frigoriferi stracolmi. A noi le cose che ce logorano di più non sono gli attentati, la mafia, i servizi deviati, a noi ce logora addentà un fiore di zucca fritta e non trovaccia acciuga. Ecco una cosa che c'hai voglia proprio da una spedita un'armeria e spara a cazzo dei cani sui passanti, così. Come in quei paesini che finiscono sulle pagine di cronaca perché uno senza motivo ha preso il fucile, ha sparato sulla gente e ti chiede ma perché è una tanto una brava persona, ma il perché è di una semplicità imbarazzante. Non ha trovato l'acciuga, gli è partita la brocca. Sono queste le cose che ci sfiniscono. Il vino che sa di tappo, le linguine sciape, il riso scotto. Ecco i disagi che se ripetuti possono veramente farci scendere in piazza. È l'Italia, è la magia, la poesia dell'Italia, questo grande paese a forma di spuntatura di maiale. E anche in questo preciso momento, in questo spazio, anche vista l'ora, in questo luogo di arte e cultura dove si nutre lo spirito, in questo momento nei pensieri di chi è seduto su queste sedie, nei vostri pensieri sottilmente si insinua un altro pensiero di colore diverso ma più muscoloso. Quando si mangia? Dove si mangia? Qualcuno ha già mangiato, qualcuno ha prenotato, altri pochissimi non pensano a questo, cioè sono qui. Stanno qui, semplicemente ascoltano, sono persone equilibrate, ragionevoli, persone cui bastano una mela e sette, persone che in questo paese vengono considerate vili, losche, impotenti. Ecco, noi ci affidiamo a voi, al vostro equilibrio, a questa vostra straordinaria capacità di considerare il cibo come semplice mezzo, come strumento per poi fare altro. È una cosa affascinante, noi non la possiamo capire, ma ugualmente ci sembra bellissima. Ecco, nelle vostre mani deponiamo il nostro futuro. Siete la nostra speranza, dovete tenere duro, sopravvivere in un paese che ha fatto del cibo la sua luminosa, potente bandiera. Poi qua c'era il finale, bello, poetico, dove si tiravano le somme, si traeva pure una morale, a suo modo, solo che mo sono magnato. Dici però parla, No, comunque vi appò più dietro, magari così mi metto. Loro hanno avuto la brillante idea di raccontare, di commentare le partite della Roma di Luis Enrique il giorno dopo, o due giorni dopo la partita molto probabilmente persa, visto il numero di sconfitte. E è nata una pagina Facebook dove insomma hanno raccolto tantissime adesioni. Alla fine gli hanno chiesto di fare un libro. Alla fine però, non prima, quindi non c'è scopo di lucro, ci tengo a dirlo. Loro hanno accettato e l'hanno fatto. E siccome sono molto carine, fanno ridere, credo, fanno pure piagne, però l'importante è che qualcosa fanno, o ve ne leggo una, se ci riesco. Niente, proprio come, veramente, come il cielo di Sorrento. Proprio. Sì, che poi sta cosa è fresca, dovete immaginare che è come sta davanti a... Porca puttana, ragazzi. Oh, io vi leggo Roma-Juve. Sì. No, perché voglio dire, l'associazione tra il calore e tutte le falene che vengono qua, sembra che sta in Amazzonia a leggere una cosa, capito? Contro la deforestazione. Ah, no, va bene, ma un pochetto più dietro perché si sta piano una... mi si sta a sciogliere il cerone. Mamma mia, una cosa terribile. Oh. Ah. Va bene, dai. Roma-Juve, 1-1, non avrai il mio scalpo. Oh. Le potemmo perdere pure tutte le partite, ci si diceva per eccesso di paradosso a inizio campionato.
quando avevamo capito che la strada per la rivoluzione ci avrebbe fatto lasciare per campi tante di quelle lacrime e tanto di quel sangue da far sembrare Fornero Madre Teresa di Calcutta. Ma il tifo è cosa senza senso, fondamentalismo dell'anima, ragion per cui più e peggio si perde, più la bizzarra e vigliacca concomitanza umorale dei sogni adolescenziali e nostalgici idealismi ti riattizza il fomento. Quello che ti fa ricominciare ogni volta da capo, col biglietto, il telecomando in mano, a tifà, urlà, incita a chiunque si metta addosso qua la maglia storica. Se poi la maglia avversa è a strisce bianconere, nessuna pietà per il ritorno dell'antico che tanto male nei secoli ha fatto a noi, al carcio e più in generale alla giustizia proletaria. Oggi se squarcia gola, se urla al cielo la qualsiasi, che sia Viviani, Cose Angele, Totti, De Rossi, è uguale, che c'è? Stiamo talmente rovinati, rattoppati, ricuciti, rabberciati e sgarrupati che se siamo pronti a tutto contro tutti, figuriamoci contro la prima classifica. Perdere perderemo, va bene, ma di una cosa siamo sicuri. Per Conte farci lo scalpo non sarà semplice come quando se l'è comprato. Il bello è che tra noi e loro, i giocatori, pare esserci più comunanza di intenti e di karma del solito. Tanto che se buttiamo all'attacco e rimediamo subito un calcio d'angolo, tanto che il capitano lo batte piano per Pjanic. E a Pjanic gli pare vero di poter finalmente ridare tutte le palle che gli passano ai piedi del capitano. Infatti gli ha ridà. E il capitano gli dice bravo Pjanic, bravo, bravo. Continua così e durerai più dei zichichi. Poi dal nulla esternigia sapiente verso Capitan Bo, il quale dà il via con una mezza bustarella di piscio al volo alla propria imperiosa gara. La bustarella spiazza Buffone e va a firmare il contratto della vita tra le gambe di Vidal, che goffo prova invano l'impresa di non dar futuro a un gollonzo tanto prematuro e rimbarzello quanto bello e finalmente fortunello. Ancora se dovemo scalare la gola e già le vene del collo ci si stanno a gonfiare, come quella del giocatore centrale per il progetto che dal centro dell'area ha fatto centro proprio oggi che gioca centrale. Qualcuno a quel punto si comincia a chiedere quanto manca, perché se sa, lo sappiamo tutti, a Juve stanno è forte, anzi, no. Come diceva l'allenatore di categoria, dalle poche ma efficaci metafore, la Juve quest'anno gli puzza il culo. E infatti quelle che seguono sono minuti di caciare a livelli vorticosi, capovolgimenti di fronte che ci vedono quasi sempre capovolge ciaritroso, ma con una tigna rara, una rabbia costante, un'applicazione ai dettami del tecnico asturiano tale da dimenticarsene tutti pur di non piaggò. Osvaldo e la Mela ricordano Annoni e Mardera. Taddei pare Berger nei piedi. Ose Angel pare Ose Angel, tale e quale, ma senza Twitter, il che pare niente ma è quasi tutto. La Juve attacca, Vidal schiuma e Sticazziria tira, ma Stecca para de gomito, de pugno, la baracca regge, il vantaggio pure, il fomento difensivo aumenta, aumenta al punto che quasi speriamo di non attacca più, di subire per tutta la partita, perché quei due biondi là in mezzo, non sono spettacolo vietato dei minori. Heinz e De Rossi, il Cannigan e il Capitan Bo, fermano tutto quello che gli passa vicino e lontano, con le gambe, con lo sguardo, con i peli del petto, con i denti del giudizio, come capita, capita. Noi carichiamo loro, che caricano noi, che carichiamo loro, stiamo al limite tutti, è nell'eiaculazione collettiva che schizza definitivamente quando i raggi del Cannigane scannerizzano nella notte la sagoma del pallone nei pressi delle cavie e cavie de matri. Una forbice a mezza altezza de lame pampere taglia l'aria, e il prato con la maestria di Gemon, la mira di Gigen e la stronzaggine di Lupin, tanto che è proprio il Cannigane a portarsi via la palla zuppa di Bava e a fuggire via col bottino. Il pubblico si alza in piedi e batte le mani. Matri si abbatte a unire le mani a preghiera. Trema come una foglia, Matri. Cerca la madre, Matri. Non si è fatto niente, Matri, ma la sua carriera non ha mai rischiato così tanto. Ritrovatesi le gambe, ripresa la deambulazione, Erbelino chiede a De Rossi se tutto ciò sia normale. Qui quest'anno di normale non c'è sta niente, ierutta Capitan Bo, e la partita dei Matri finisce qui. Fortunatamente per lui sopraggiunge l'intervallo durante il quale uno psicologo messo a disposizione dalla Polizia di Stato gli offre un pupazzo e gli chiede: dimmi, dove ti ha menato quel signore? La giustizia farà il suo corso, lo sappiamo, vedremo, ma presumibilmente sto corso sarà che Heinz menerà alla giustizia. Si rientra in campo, essendo stata la squadra convincente tutti si aspettano la formazione riportata come in carzino, e invece no, sono gli stessi. Luigi Enrico ci stupisce sempre allo stesso modo, sarà che dentro di lui si cela una quindicenne argentina cocomane coi primi pruriti della pubertà
e il solo orsato di schio continua a ignorare le botte che la mela elargisce allegramente a destra e manca, e ogni volta fa finta di non capire il gesto del cartellino che fanno gli zebrentini. Che è? Il mimo del ghiacciolo? No, knocking on heaven's door. E che se bussa così, di taglio? Ma c'è poco da tagliarsi quando Esticazzidia decide che de chi de costronza ha ferito, de costronza da perì. E così, con la classe di chi sa domani il pallone, col senso dell'assist di chi sta a servire la squadra, ma soprattutto col culo che sempre assiste chi si trova a fa anche solo una passeggiata nell'area nostra di questi tempi, da un aborto de tiro, tira fuori una mezza palomba sbananata. Che sarebbe un problema se lì ci fosse l'orango chiello, ma quello c'è. E così, sgraziato e primitivo, sbuciato ma intuitivo, si trova il frutto del desiderio sulla capoccia e in anticipo sulla linea olandese lo schiaffa dentro, con consueta esultanza da King Kong a rimorchio. Vabbè, dai, su, si sapeva. Ci avremmo firmato per il pareggio. Alla fine il bicchiere mezzo pieno, ma stiamo concentrati. Anzi, cerchiamo di tenerselo stretto. Tu! Rigore! Manca il tempo di mettere le mani avanti e subito l'occasione di tornare avanti. Ogni tanto ci tocca pure a noi, ci si crede. Una palla arriva in qualche modo in aria, supplicio, rotola verso la sud, ma non basta. Allora la mela dice, figo, tutti giù per terra? E si fa stenne pure lui. Al che orsato di schio, capirai, ha toccato il coco suo, non sente ragioni. Dei due almeno uno è rigore. Un rigore, a noi. È il primo dell'anno, dopo l'orgia dell'anno scorso. L'emozione nell'emozione. Culo vuole che ci sia capitato con rigorista in campo. Certo, va detto che il capitano fino a ieri non aveva mai segnato, e semmai la cosa poteva essere di buon auspicio. Certo, va detto che Buffon già aveva piato un gol che Storari sicuramente non avrebbe mai preso. Insomma, un po' sta scheda aveva dato, ma poi avevamo trascurato l'orango e quello ci ha purgato, e la suatta del capitano non è stata australiana al punto da evitare che sere dopo non parasse il primo rigore della carriera, che non l'ha visto parare rigori manco quando il fato aveva previsto che vincesse il mondiale con la possibilità di pararne uno su cinque. E la zuffa riparte. E la Juve rigore. E Steck rivola antico al punto che per incitarlo, siccome Stekelenburg è parola poco adatta a una situazione del genere, un tifoso in cerca di sintesi che urla «Esci Franco!» E tutti capiamo che Franco è Stekelenburg. E Franco esce, abbranca, e tanto siamo pessimisti che stiamo solo a aspettare il momento del dolore. Che già stiamo a pensare all'ennesima partita persa all'ultimo minuto. Ma avere 20 anni, anche meno, serve proprio a cambiare forma mentis. Motivo per cui a una certa la mela, ormai stufo di gonfiare anonimo Lichtenstein, prende palla nella sua metà campo, cuore lento ma veloce, calmo ma agitato, testa alta, petto in fuori, palla portata ad accarezzare l'erba, con l'avversario che invece di cogliere la mela gli cascano alle spalle uno dopo l'altro. 350 metri di campo, palla al piede, che sono un inno a ricambio generazionale. Ma la mela non rottama, anzi, la mela sa che il nuovo senza il vecchio non va da nessuna parte, motivo per cui l'assist al capitano è dovuto, opportuno, riparatore e tentatore. Il capitano riceve, ma non tira, dribbla da destra a sinistra, le gambe gli si piegano e il gol si infrange sui gorilla altrui. È l'ultima occasione degna di sto nome, e dopo un recupero di quelli fatti apposta per fatti via gol all'innaturale 51esimo arriva il triplice a sancire. A sancire che? Non è facile da capire subito, se stai in quel limbo che oscilla tra la sensazione di massacro evitato e di occasione sfumata, ma basta guardarsi intorno per capire che c'è di più. Basta ricominciare ispirato con 90 più 6 minuti per rendersi conto che quello che arriva ai bronchi è ossigeno, che inaspettatamente l'aria di dicembre si è fatta all'improvviso più leggera. Abbiamo fatto una partita normale, da squadra normale, abbiamo rischiato di vincere e di perdere, abbiamo fatto un numero di passaggi e di tiri normale, quasi normale, insomma, abbiamo giocato bene, su, quasi bene, benino, dai, abbiamo lottato. E allora, visto il momento, a sto punto se lo teniamo stretto, anche perché un pareggio, e chi se lo ricordava più un pareggio? Contra la capolista poi, che a fine gara esulta come avesse vinto, roba da non credere, roba quasi da rosicare, roba da dire che siamo ancora vivi, roba da Roma, qualsiasi cosa voglia dire. Grazie, scusate, questa era una cosa così, per morire. No, ne la faccio, ti giuro proprio una cosa. Arrivederci a tutti e grazie, e dai!